relazione con i bambini è un valore e bisogna che coltivo questa relazione. Allora, nella logica della cura, l'essenziale non è la tecnica, è l'identificazione. Cioè io sento l'altro, sento il suo valore, sento ciò di cui ha bisogno. Tendenzialmente l'altro farà questo con me. Ora, nella logica dello scambio, io mi isolo, divento staccato dalla relazione con l'altro. Dopodiché diventa normale quella follia per cui il normale rapporto tra gli uomini è la competizione. Di per sé è una stupidaggine. Qui veramente il re è nudo. Se uno ci avesse lo sguardo, no, disincantato, semplice, immediato, direbbe ma la competizione. Che siamo tutti al mondo perché qualcuno si è occupato di noi, perché ci sono dinamiche di cura e di cooperazione. Quale essere umano riesce a stare al mondo perché si è fondato sulla competizione? Saremmo già stati tutti spazzati via. Pensate, noi per giustificare questa cosa diciamo che la natura è lotta, è competizione. Ecco un'immagine che uso spesso perché mi è cara nelle piante di Castelluccio, le piante che crescono insieme alla lenticchia, permettono alla lenticchia di fiorire, adesso nella fiorita dove ci andate alle piante di Castelluccio, si chiamano quelle piante, i naturalisti le chiamano le piante commensali, cioè mangiano insieme. Quindi pensate che le piante sono molto più intelligenti di noi. Altro che la natura in lotta, la gazzella, il leone. La natura è ambivalente, c'ha dinamiche di cooperazione, di lotta, di bellezza, di contraddizione. Non a caso l'uomo doveva essere quello che era il custode, che era la voce, non il distruttore, non il padrone. È a noi che bisogna dire la responsabilità anche dell'armonizzazione della natura. È nostra. Noi abbiamo rovesciato, abbiamo detto, la natura è lotta. Quindi anche l'uomo che è parte della natura deve fare pure lui la roba.